Ciao ragazzi, benvenuti su Stranezze nel Calcio 9. Vi avviso che Stranezze nel Calcio 10 arriverà quando questo video raggiungerà 20.000 like. Iniziamo subito. Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic sono gli unici due calciatori ad aver segnato almeno un gol per ogni minuto di partita, dal primo minuto al 90esimo. Quando l'attaccante zamorano arrivò nell'Inter nel 1996, decise di indossare la maglia numero 9. L'anno seguente però l'Inter acquistò un certo Ronaldo. Fu così che la maglia numero 9 passò al fenomeno brasiliano, mentre Zamorano passò alla numero 18. Ovviamente il cileno ci rimase un po' male per questo scambio di maglie, ma tutto si risolse positivamente grazie ad un'idea geniale di Massimo Moratti, quella cioè di mettere un piccolo segno più tra 1 e 8. E fu così che tutti vissero felici e contenti. Il 24 aprile del 1996 avvenne una sostituzione molto particolare durante la partita Islanda-Estonia. Infatti nella squadra islandese entrò Eyjur Gudjohnsen ed uscì Arnór Gudjohnsen. Quest'ultimo, oltre ad essere compagno di squadra, era anche suo padre. La finale di Champions League con più gol, anche se all'epoca si chiamava Coppa Campioni, avvenne nel 1960. Real Madrid-Celtic 7-3. Nel 1998 ci fu una conferenza stampa epica di Giovanni Trapattoni. Trapattoni all'epoca era il CT del Bayern Monaco ed era incazzato nero con un suo giocatore ed infatti lo accusava di scarso rendimento. Nulla di divertente se non fosse che il giocatore si chiamava Strunz. Thomas Strunz. Strunz! Strunz il preganista anche spiel nuor 25% di spiel. Strunz il svagliaria anche spiel 100 spiel. Erlaube... Strunz! In Italia la regola delle tre sostituzioni durante una partita venne introdotta nel 1995. Pensate che inizialmente si poteva sostituire solo il portiere. Dopo qualche anno fu concesso di portare anche un altro giocatore in panchina chiamato il tredicesimo. Successivamente vennero consentite le tre sostituzioni, ma una di queste doveva essere riservata per forza al portiere, fino appunto al 1995, quando invece furono consentite le tre sostituzioni libere. Il 5 febbraio è un giorno un po' particolare. Infatti il destino vuole che in questo giorno siano nati tanti campioni. Cristiano Ronaldo è nato il 5 febbraio. Tevez è nato il 5 febbraio. Neymar è nato il 5 febbraio. E io sono nato il 16 gennaio. Nel 2006, quando l'Italia divenne campione del mondo, ci fu una scena di un'ignoranza unica. Durante i festeggiamenti, Massimo Oddo piazzò una sedia in campo. Camoranesi, accompagnato da Inzaghi, andò a sedersi. Poi sbucarono delle forbici, non si sa da dove, e Oddo iniziò a tagliare la coda dell'idolo argentino, mostrando orgoglioso la chioma tagliata in mondovisione. Un certo Ronaldinho, nel 1993, quando aveva solo 13 anni, si mise in mostra durante una partita di una squadra della sua scuola. La sua squadra vinse 23-0 e lui fece giusto 23 gol. Il club che ha vinto più Champions League consecutivamente è stato il Real Madrid, è riuscito a vincerla per 5 volte di fila. Pelé detiene il record di gol realizzati in carriera, 1281 gol in 1363 partite. Messi e Bojan sono cugini di quarto grado. Nel 1968 l'Italia vinse l'Europeo vincendo 2-0 con la Jugoslavia. Ma facciamo un passo indietro. L'Italia giocò in semifinale con l'Unione Sovietica. Nei 90 minuti la partita finì 0-0. Si andò così ai supplementari che finirono 0-0. Considerando che all'epoca non era stata ancora introdotta la sfida ai calci di rigore in caso di pareggio nei tempi supplementari, la sfida si decise con una monetina. 0-0, non ci sono stati né vinti né vincitori. Per il passaggio alla finale deciderà il sorteggio che verrà fatto negli spogliatoi fra poco. Il capitano della nazionale, Giacinto Facchetti, scelse testa. L'arbitro lanciò la monetina, uscì testa e fu così che l'Italia si qualificò per la finale. Quando giocano Svezia e Danimarca, sul tabellino uscirà Svi di Sweden e Dan di Denmark, che uniti formano Sweden, vale a dire Svezia in inglese. La stranezza delle stranezze sta nel fatto che se uniamo anche le restanti lettere, vale a dire Dan di Sweden e Mark di Denmark, viene fuori
Denmark, vale a dire Danimarca in inglese. Per scaramanzia, Daniele De Rossi gioca sempre con una manica corta e una manica lunga. Il Wigan nella stagione 2012-2013 retrocesse dalla Premier. Lo stesso anno però vinse la Coppa d'Inghilterra e ciò gli permise di partecipare all'Europa League dell'anno successivo. E fu così che l'anno successivo il Wigan si ritrovò in Europa League pur giocando in Serie B. Nel 1962 il Benfica vinse la seconda Coppa Campioni consecutiva. Per questo motivo l'allora CT del Benfica, Bela Gutman, chiese l'aumento dello stipendio al suo presidente. Quest'ultimo rifiutò e fu così che Gutman andò via, non prima però di aver lanciato una vera e propria maledizione al club portoghese. D'ora in avanti il Benfica non vincerà più una coppa internazionale per almeno 100 anni. Da quel momento il Benfica ha perso tutte le finali di Champions League disputate, 5, e tutte le finali di Coppa UEFA disputate, 3. Possiamo dire che a distanza di più di 52 anni la maledizione di Gutman continua. Ragazzi, Stranezze nel Calcio 9 finisce qui, vi ricordo che Stranezze nel Calcio 10 uscirà quando questo video raggiungerà 20.000 like. Per adesso è tutto e alla prossima, ciao!